Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo battuto Phantom. E in questo episodio cosa faremo? Andremo da un altro boss, ad Agrabah. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E vi dico subito, i vicini fanno casino, quindi devo alzare la voce. Comunque, sono salito di praticamente nessun livello, ma ho creato alcuni nuovi oggetti, insomma, ho nuovi equipaggiamenti. Allora, Cuor di Leone vi servirà. Arti Cosmiche, Arte Omega e Tristella sono sempre buoni. Leggete le descrizioni degli oggetti, sono davvero utili. Poi Paperino è così e Pippo è così. Poi di oggetti, Gran Pozioni e due Elisir. Paperino Eteri e Pippo Gran Pozioni, tanto so che le sprecheranno. Poi Blizzaga e Rogue ed Energiga vi serviranno. Comunque, a parte questo, una piccola cosa che forse mi sono dimenticato di dirvi. Quando Phantom, nello scorso episodio, ve l'avrò forse scritto in descrizione. Comunque, quando Phantom elimina un vostro compagno prendendone il cuore, verrà curato, quindi state attenti. Forse, ripeto, l'avrò scritto in descrizione nello scorso video. Comunque, state attenti. Allora, per attivare questo boss segreto, cosa bisogna fare? Parlare con il tappeto. Che cosa desideri? Vuoi andare da qualche parte? Saliamo sul tappeto. Ed ecco a voi Kurt Zisa. State attenti, questo boss è rompiscatole. Perché appena iniziata iniziata la boss fight, insomma, attiverà una certa un certo incantesimo che vi silenzierà tutto. Tutte le magie sono intoccabili, ma avete tipo 3 secondi, se mi ricordo erano, per evocare Trilli o attivare una magia. Consiglio, evocate Trilli assolutamente. Trilli è davvero utile. Allora, vai. Mio Dio, come odio. Allora, Kurt Zisa è il boss più rompiscatole. Perché? Perché sì, ora vi spiegherò anche il perché. Allora, innanzitutto dovete rompere le sue sfere che ha nelle mani, così facendo riottenete l'abilità magica. E tanto per Aeroghe è utile. Comunque, il suo punto debole è la testa di serpente. Ora, perché è rompiscatole? Per questo dovete rompere la sua barriera magica. Consiglio, Blizzard è la magia che va più lontano. Ma Antima dovrebbe fare effetto. Esatto, anche se poco. Ora, queste palle di fuoco abbiate roga, perché vengono respinte. Ok. Forza. Comunque, da cosa viene Kurt Zisa? Kurt Zisa è stato creato da un fan della saga a un certo torneo. Ora non mi ricordo anche il concorso, non mi ricordo tanto bene il nome. Naming Game era tipo. Insomma, è stato votato il nome di questo boss e alla fine era uscito il nome di questa persona ed è stato chiamato Kurt Zisa. Questa è l'origine del boss. Allora, forza. Mio Dio, come odio Kurt Zisa. Non lo odio quanto Phantom, ma Phantom era fatto davvero bene. Allora, tanto per Aeroga. Ogni tanto castate Aeroga. Qui non vi servirà assolutamente nessun come si chiama? Non vi servirà nessun attacco. Proprio attacco con triangolo. E adesso vi silenzia di nuovo. Sì, è un po' rompiscatole. Ora, quando fa questo attacco verticale, dodge rollate. Quando fa l'attacco orizzontale, dovete saltare. Però io ovviamente ho l'audio in ritardo e non capisco quando lo fa.
Allora, ripeto, quando vi silenzia colpite le sfere che ha in mano. E mio Dio, ripeto, Trilli è fantastica. A livello 1, in modalità esperto, questo boss è una cavolata da sconfiggere. Basta evocare Mushu e avete praticamente vinto. Se per favore si facesse sconfiggere... Che poi, io dico cavolata a livello 1, ma io ancora contro di lui non ci sono arrivato. Sono ancora bloccato tra vado, vedo e prendo. Sono ancora lì, non riesco a proseguire. Comunque vi rilascia qualche punto vita nel caso vi serva. Per non essere tanto unfair, come dire. Allora, vai. Oddio, quella mano. Ok. Comunque sì, vi silenzia tutto. Per questo vi servono gli elisir o le gran pozioni. Avrei voluto dare le mega pozioni a Paprina e Pippo, però purtroppo sì, non ne avevo di mega pozioni. Allora vai. Ok, mega pozione ve le droppa anche, perfetto. Ah, meno male. Ora vai. Ok, no. Ok, perfetto. Thunder dovrebbe fare più effetto. Sì, Thunder fa molto più effetto. Ora, quando arriva a un certo tot di punti vita, queste sfere faranno sempre più male. Sono elemento fuoco, quindi state attenti. Grazie mille, Paperino. Ora, queste sfere invece sono imparabili, state attenti. Le lancia solo quando ha pochi, davvero pochi punti vita, quindi state attenti. Continuo a dirvi state attenti, lo so, ma in questo gioco i boss segreti sono davvero rompiscatole. Ok. E abbiamo fatto. Sì, davvero corto questo episodio almeno. Lo scorso era molto più lungo, quasi il doppio. Comunque, piccola cosa che devo farvi vedere assolutamente. Intanto, assimila, ti adoro. Ora, direi di levare questo ed attivare, ovviamente assimila, Mazan Tetsuken. Ha il 30% di possibilità di scatenare una potente un potente combattacco che distrugge i nemici più deboli. Li one-shotta. Cosa vuol dire? Praticamente se i nemici sono sotto il vostro livello, gli fate tanti danni. Che in realtà non è vero tanti danni, ma li one-shottate automaticamente. Ora, vorrei mostrarvi Trio Limite. Però Trio Limite lo mostrerò non adesso, lo mostrerò un po' più in là. Prima del boss finale, di sicuro. Comunque, Zantetsuken, voglio farvelo vedere perché mio Dio se è bello. Allora... Questa è Fermantima. No. Allora vai. Fermantima. Ancora Fermantima. Ah. Se no facciamo così, eh. Leviamo tutte le abilità di colpo di grazia. Allora questa. Allora io ho solo tre colpi di grazia. Il colpo di grazia normale, Zantezzo che ne è Fermantima. Onda Turbo purtroppo non l'attivo più perché... 3 punti. Questa è Zantetsuken. Ripeto, fa tanto male. Così tanto male che può one shotare. Ovviamente non funziona contro i boss, dovrebbe essere ovvia la cosa. Però c'è da parlarne di Zantetsuken, c'è da parlarne. Ora, qui nulla. Qui nulla. Comunque consiglio, Pippo Tornado rimettetelo. Dovete solo toglierlo per la battaglia contro Phantom. Davvero, Phantom, se mettete Pippo Tornado è praticamente intoccabile. Proprio
Ogni volta Pippo gli farà pochissimo danno, invece voi avete tanti punti per fargli danno. Comunque sì, abbiamo finito. Quindi nel prossimo episodio, anzi... no, un po' spoiler. No. Comunque, abbiamo ottenuto... Dov'è? Intanto minigiochi... vabbè. Li abbiamo completati i minigiochi, oh. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Per adesso abbiamo tutti i cosi, ripeto, li leggerò, non ora ovviamente. Comunque, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix andremo dal prossimo boss segreto. Quindi, niente, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio e al prossimo boss. Ciao!